sera era la fine di novembre. Sì, era proprio la fine di novembre. E stavo pensando a tutto il casino di Natale. Dai, avete capito, al casino di Natale, la nascita di Cristo, il mago di Oz, i giochi di famiglia. E sinceramente ero depresso, perché ho sempre sognato di vivere un po' come un vecchio film, di vivere come una favola. Depresso e rimbambito. Sapete, i dottori dicono che c'è un tipo di esaurimento nervoso che arriva all'improvviso, come un Big Bang. Ma c'è un'altra specie che richiede più tempo, vive con più calma. Beh, avevo 33 anni all'epoca ed ero depresso da quando avevo 7 mesi. Devo fare qualcosa o nulla deve essere fatto? No! Io devo recitare, io ho bisogno di recitare, devo fare uno spettacolo, ho bisogno di attori. Chiamo immediatamente la mia gente. Maggi? Sì, Maggi, sono io. Devo dirti una cosa importantissima. Io e te faremo uno spettacolo. Sì, uno spettacolo! Maggi? No, come Maggi? Ma... no, Maggi, no! No, no, non agganciare, Maggi, no! No, no, ma Maggi! Dannazione! Sembra che non sia proprio la tua parte. Voglio dire,
Non fare questi movimenti e questa voce. Per favore. E soprattutto, raddrizza questa schiena. Riproviamo. Ora il ritratto del nostro sconfitto si è fatta proprio d'estate a questo sole di York. Extraordinary! Transformation! Trasformazione straordinaria! Mi sento liberato adesso. Più free, sì, ti senti più libero. Sono pulita, coscienziosa e vengo corredata di tutto.
In realtà mi trovi un attimo in difficoltà, sai, comunque volessi una produzione libera e sperimentale. Ma le due cose mi eccitano da morire. Gioia. There's one thing I'm burning to know. Why must the show go on? It can't be all that indispensable. E allora, cos'è questo sigaro? La vogliamo smettere?
No, 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 aspetta, io ti ho già vista. Ma tu sei quella panza dell'altro giorno. Ma che dici, ma vuoi uscire per favore? No. Ma esci immediatamente anche. No. Fuori. Che insolenza. Oh, Molly, benvenuta, ti stavo giusto... Sì, ti stavo giusto... Allora, aspettiamo una volta per tutte e basta! Anche sto tutta zucca! La Macarena! Oddio! E basta con la Macarena, allora! Vorrei presentarvi Molly, mia sorella, nonché aiuto regista per questo spettacolo. Ciao, Molly! Ciao, Molly! Non appunto mia sorella! Sì. Mi permetta di presentarvi, il mio nome è Hartford. Il mio è Tom. Cosa vuoi tu? No, mi permetta di insistere, davvero. Non sister. Mi toccare! No, aspetti! Non mi toccare! No, ma ripeto il per l'appunto, la mia dolce sorellina. Comunque, Molly, ti ho chiamato da allora, basta una volta per tutte. Tu alzati da quel sistema lì. E tu dagli una mano, fuori. Tu dagli una, tu guardi, dagli una mano, fuori, e vabbè, tu dagli una mano, insomma. Questa chiesa è veramente mostruosa! Sì, ha proprio delle gran belle verticali! Finalmente ho un camerino grande! Ma dopo tutto, serve spazio per il mio talento! Sì, spazio per cercarlo! Viva! Senti, Joe, sono anche stufo di stare in questo posto! Possiamo andare negli alloggi? Oh, Henry, gli alloggi? Domanda più che legittima. Sai, essendo questa una produzione a basso budget, abbiamo pensato e situato i nostri e i vostri alloggi esattamente lì. Cioè, quella colonna più avanti a destra, c'è una stanzina piccolina. Lo sgabuzzino delle scope. Lo sgabuzzino delle scope, esatto. Però abbiamo pensato a tutti i comfort. Ci ha pensato mia sorella Molly, in realtà. Ci penserà lei a elencarli? Allora, sì, quella, quegli sgabuzzini delle scope sono i nostri alloggi, i vostri alloggi, che vi ho fornito io, e vi ho fornito pure, e dico pure, le coperte, e vi ho fatto anche da mangiare. Sì, ti va bene? E se non ti va bene, te lo fai andare bene. Oh, there's an amazing atmosphere, a vision. Yes, it's beautiful. Oh, Fetch, benvenuta, ti stavo giusto aspettando. Ragazzi, vi presento Fetch, la nostra designer, la nostra artice, attrice di spettacolo. Ciao, Fetch. People in the space, things in the space, men in the space, e women in the space! Creature nello spazio! E allora, smettiamola! Tutti nei propri alloggi! 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 Beh, allora noi è toccata la cripta. Sarà che volevano alludere alla nostra recitazione? Cioè che è un po' criptica? No, che è defunta. Ma sinceramente, ho visto di peggio nell'esercito. Quindi è un militare? No, ho visto tanti film sull'esercito. Ma cosa ho fatto? Cosa ho detto? Ah, ste donne! Ma chi le capisce? Joe, senti Joe, io non la sopporto più quella checca! Oh Henry, che discorsi sono? Siamo gente di mondo, gente di spettacolo, non badiamo alla sessualità di una persona! Sì, ma non ha importanza, il teatro britannico è pieno di privilegi di classe per un branco di fragetti! Laureato! Intanto, Terry non è nemmeno laureato.
nel 600 per le donne era proibito recitare, quindi le parti femminili erano fatte da uomini. Non ha importanza, è una reginetta come tutte le altre. Spero che la tua gentuglia sia seria. Scusa, ma dove li hai trovati? Dettori? Dove li ho trovati? Ho fatto una curatissima ricerca. Ho messo un'inserzione di giornale economica nel giornale del nostro paese. Cioè, poi questo paese. E ho trovato queste figure, ma si vedono che sono tutti molto affamati. Ah, si vede molta fame. Non lavorano da un secolo. Ma cosa hai capito? Affamati di spettacolo, di teatro. E poi guardali, sono bravi, no? Professionali. Sono brave persone. Ecco, immaginatemi. When draining the dregs of sorrow's bitter cup, because you have read some idiot has said the curtain must stay up. I'd like to know why a star takes bounds, having just returned from burying her spouse. Brave Cooper Dupers. Oh, bene, bene. Vedo che avete tutti quanti gli esercizi preparatori e vedo anche che siete pieni di energie. Ecco, appunto. Comunque, vorrei portarvi il dramma che stiamo per andare a seguire. L'Amleto, sapete, io lo vedo come un dramma molto fosco. Io lo vedo come un dramma molto lungo, più che altro. Interverrà il signor Porto, spero. Grazie della domanda, Terry. Ho già fatto alcuni tagli e, con vostro permesso, vorrei fare una lettura integrale del copione. Sì, certo. Mancano 10 giorni prima dello spettacolo e tu vuoi spendere 15 ore per leggere il testo sacro? No, è importante una lettura integrale. Sì, sono d'accordo tutta. Grazie, quindi non mi rimane che augurarvi buona lettura e buon divertimento. Why must the show go? The room is surely not immutable. It might be wiser and more suitable just to close. If you are in the throes of personal grief and private woes, why stifle a song when doing your job, when if you use your head, you'll go out and grab a comfortable girl and go right home to bed, because you're not giving us much fun. This laugh routine's been overdone. Hats off to show folks for smiling when they're blue. But more Camille for folks are sick of smiling through. And if you're out cold, too old, and most of your teeth have gone. Joe, non li sopporto più quelle come te. E ancora con questo discorso, pensa che addirittura lo stesso Shakespeare forse era bisex. Balle! E poi offre un sacco di sfumature interessanti, un concetto elisabettiano. Sai cosa ti dico? Balle! Di nuovo! Ma insomma, Joe, i tagli sono terribili, hai tagliato tutte le mie parti. Oh, Tom, tu fai tutte quelle parti. Ma proprio questa è la sfida, vero? Falle tutte di dritti ed emozionanti. E brevi, giusto? Beh, comunque hai ragione, ne parlerò con mio zio. Oh, sì, Gioia. Mi lancia pure di andartene. Il produttore se la farà sempre di sicuro, sai? No, Tom. Non puoi andartene, non puoi farlo, sono sicura che farai uno stupendo live. Sì, beh, effettivamente ci ho lavorato su parecchio, avrei... Normalmente passerei almeno un mese in animato prima di entrare nel personaggio. E invece questa volta cosa hai fatto? Ho comprato una guida sulla Torre Eiffel. Sai com'è, nel primo atto niente qua in Francia, volevo avere un'idea in testa. Beh, di spazio... Ce n'è da vendere, Gioia. Sentite ragazzi, adesso basta. Mi sono stancato. Vado giù. Al bar, ce la volevo dire. All'ufficio postale, sì. A farmi un franco
cioè un gocce... volevo dire un frangocciabollo. Sì, esatto. Aspetta, dove pensi di andare tu, eh? Abbiamo appena cominciato qui. Ma come? Non avevamo finito. No, 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 no. Adesso cominciano gli esercizi di riscaldamento. Vorrei proporvi l'esercizio dell'imitazione. Quello limitato sarei più gioia. Henry, intanto non intendevo quello, non sarei mai. E poi mai darvi dei limitati. Cioè, mai, vuol dire. L'esercizio che intendevo io era l'esercizio degli specchi. Quindi vorrei due file, una alla mia destra e una alla mia sinistra. Bene, così abbiamo formato diverse coppie. Ora, l'esercizio consiste, un elemento della coppia dovrà fare diversi movimenti, scenici, da teatro, ben si intende. L'altro li dovrà imitare con le giuste tempistiche, con il giusto pathos. Allora, se è chiaro per tutti, possiamo ricominciare. E ti sembra teatrale questo? E avanti i prossimi. I balli di gruppo stiamo facendo. Va bene, va bene. Almeno voi, l'impegno. Io ho una zia che sta fuori. Fuori, basta, ma un po' di serietà. Avanti. Comincia. No, Nina, forse non hai capito, dovresti fare i suoi stessi movimenti. Lo sto facendo. Mamma, guarda, vai pure. No, Nina, di là. Comincia. Prego, sono un gentiluomo. Inizi lei. Ma scusa, a me sembra che lui abbia detto di iniziare te. Ma no, mi permetta di insistere. Inizi lei, dai, su. No! E va bene, inizierò io. Non vedo competizione, dovete essere più combattivi. Voglio sentire la forza in voi. Quindi, fight! No. Voi, che siete gli ultimi, almeno voi fatelo bene, ok? Quindi con calma, quando sei pronto, senza fretta, parti. Almeno, le parti le avete studiate bene? A me la dico! In un universo parallelo. Ah, io le so tutte! Sei sempre la solita secchione! Dai, allora vedetevi a gruppi e ripassate. Nel frattempo, direi di cominciare dalla prima parte. Dalla prima scena! Ma che originale! Oggi, la mia parte la fai tu durante le prove. Allora, Bernardo, sì. Quando vuoi. Chi va là? Ecco, Bernardo, siamo sulla giusta strada per il suicidio. Ma vuol dire che devi pensare che nell'ambito ci sono dei fantasmi, questo ho appena visto un fantasma, magari ne vedo un altro di fantasma, quindi deve essere terrorizzato, devi farmi sentire la paura. Certo, sentire la paura.
Senti, devi immedesimarti. Facciamo una cosa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei trovato in una situazione di paura e di terrore? Certo, me lo ricordo. Era una domenica e stavo andando da mia mamma. Ed era il compleanno di mia mamma. Ed era in autostrada e mi si è bucata una ruota in autostrada. Così non sapevo se avrei fatto in tempo ad arrivare da mia mamma, visto che era il compleanno di mia mamma. Era distante. Una idea. O poi trivi. Comunque, questo terrore, sì, come si è manifestato? Forse sai, ci ho messo un po' di tempo a cambiare la ruota. Agonizzante proprio. No parole. Prendi adesso questa paura, ok? E mettila nella tua scena, ok? Fammi sentire il terrore. Sì, sentire il terrore. Sentire il terrore. Chi? Ma no! No, non devi cambiare la ruota. Per favore. Scusate. Oh, Maggi, benvenuta. In realtà non ti stavo nemmeno aspettando. Ma beh, visto che ci sei, volevo dirti una cosa. Sai, ho un piccolo problema, insignificante, problema di contanti. Oh, no, Joe. Ancora. Again. Again. Sai com'è? Ci sono tante spese, paga questo, paga quello, paga quell'altro. No, non so com'è. Beh, fatemi in mente qualche idea. 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 Come sta andando il tuo ombretto comunque? Il mio ombretto? Benissimo, abbiamo finito, tutta la prima scena. La metà. Però no, sta andando bene. Sì, vedo. Non vorrai mica che porti qui gente importantissima per vedere questa porcata. Non ti preoccupare, ma dai, mettiti qui, rilassati, non disturbare, rilassati per l'appunto, e guarda le prove insieme a noi. Quindi, ragazzi, davanti, prossima scena, ho messo il palco Holly, Terry e Terry. Quando volete. Ah, anzi, piccolo punto. Le prove possiamo anche farle in italiano, ma lo spettacolo sarà completamente in inglese shakespeariano. Quindi sarete da provare adesso, ma mi raccomando, la pronuncia. So, now, my couch in Hamlet. Cousin. My cousin Hamlet. And my son. My son. Yo! Ok, dai, proviamo in italiano, forse è meglio. Dunque, mio cugino Amleto è mio figlio. Un papà e cugino, e mezzo figlio. Perché sei così rannuvolato? Non è così, signore. Sono anche troppo onesto. Buona, Amleto, spogliati dal tuo turno colore e guarda quello che mi corre di tale marca. La fa così? Così come, ignorante? Come ti castrava? Ma senti. E allora qua intanto i commenti li faccio io e non mi interrompi. Comunque eravate tutti quanti molto poco naturali, molto poco teatrali. Poi tu Molly sei stato davvero perfetto, Molly. Molly è eccezionale come sempre. Quindi direi che potete mettermi lì e continuare a provare per conto vostro, va bene? Grazie. Anche le scenografie e c'è troppa roba da fare, io non ce la farò mai a finire.
cruciverba. Ah, sei bravo con cruciverba allora. Beh, ma sai qual è il segreto? Non tener conto delle definizioni. Cioè? E cioè, metto una lettera ogni casella vuota. Una lettera qualsiasi. Ma ciò mi distrae dal terribile stress della recitazione. Ciao. Magnifica idea! Lo so, lo so. Di nuovo! Ma cosa ho fatto di sbagliato? Che indignazione! Nina, potresti intervenire un attimo? Certo. Sai, volevo domandarti da un po' questa cosa. Come mai non porti gli occhiali? No, dai, fa niente, se non vuoi rispondere, non rispondere. Non preoccuparti, Joe. Sai, non lo so nemmeno io. È che non voglio vedere il mondo bene a fuoco. Sul serio? Certo, Joe. È orribile. Tu, Nina, che dici queste cose? Tu che sei sempre così gioiosa ma insolare. Sì, e agitata. Ah, non volevo dire questo. Beh, non preoccuparti. Lo dice tutte le sere mia madre al telefono. È convinta che voglio fare l'attrice se solo una terribile fase passeggera. Sono sicurissimo che è molto fiera di te. Oh, Joe, io spero che lo sarà, se viene a vederci. Perché sai, questa è la mia vera parte. È proprio tosta la bulimia Shakespeare, specie per noi novizi. A chi la dici, cocco? Ma stessa serie? Non fa mai niente. Ma scusa, tu non l'hai già fatto Shakespeare? No, l'ho solo fatto credere. Ma che imbroglione! Sei un vecchio polpone! Ah! Quindi, non hai mai fatto Shakespeare? No! Avrei paura allora! Sì, da farmela sotto, ma non bisogna darlo a vedere. Quindi lo nascondo dietro atteggiamenti strozzi. Ci riesci benissimo! Gioia! Nel teatro shakespeariano si faceva in 6 settimane
35 spettacoli diversi di 17 lavori diversi. Quindi, come diceva il buon Polonio... E talvolta la verità è l'anima del segno. Esatto. Con ciò direi che possiamo proseguire. Prossima scena. Vorrei se fatto Terry, Molly e... Pronto. Pronto. Quando volete. È frutto della tua immaginazione! L'artefice di questa creatura senza corpo è delirio! Delirio! Non è pazzia quello che ho dentro! Madre, se volete misericordia, non brandite l'anima vostra con l'illusione che a parlare non sia la vostra colpa, ma la mia demenza. Potete con ciò dissimulare la colpa, ma dentro voi non viste la turpe infezione, avanza, corrode e ammette. Confessatevi a cielo, pentitevi del male compiuto ed evitate di compiere altro. Oh, Amleto, mi hai spezzato il cuore. Scusa, tu non posso continuare. Come sarebbe a dire che non puoi continuare? Terry, tu hai solo paura di misurarti come attore. Senti, devi immedesimarti in questa parte, confessa tutto a tuo figlio. Ho cercato, non mi ha voluto ascoltare, Joe. Che sta dicendo? Non capisci che è troppo simile alla sua divinità. Oddio, dai, allora mettetevi di là e provate. Adesso voglio proseguire con la canzone di Ofelia. E mi raccomando, date a questa scena l'intensità che le va data. Perché parla della perdita del senno, della follia di Ofelia, della perdita di una persona cara che si è sempre amato. Un sentimento comune in tutti gli esseri umani. Quindi, per favore, date l'intensità giusta. As by all my childish fears, and if you have to leave, I wish that you would just leave, so your presence still lingers here, and you won't leave me alone. Vedete tutto questo? E aspetti, non vedi che non è il momento? Allora, proseguiamo con la scena del fantasma. Ecco il coppola. Pronti? Veloci? Fantasma! Guardate, signore! E il suo miele! No! Signore, ho qui alcuni vostri doni che mi avete dato, accompagnati da parole dolci e graziose.
andatene, Bromini! Ma vuoi andartene? Ah, non vuoi andartene? Ah, facciamo così, ti do una chance questa volta. Una chance. E se andrai bene, forse, dico, forse ti prendo con me. Allora sono dentro. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Rinnega il tuo padre, rifiuta il tuo nome. Ma sono io a rinnegare te! Ma vattene, stiamo facendo un balletto! Tu non capisci l'arte. Oh, io non capisco. Vogliamo proseguire? Sei onesta? Cosa volevi dire, signore? Sei bella? Signore! Che se tu fossi onesta e bella, la tua onestà non dovrebbe mai parlare per la tua bellezza. Ma basta! Prendi io il posto di Molly e rifacciamo questa scena fatta bene! Bene! Signore! Ho qui alcuni vostri doni che mi avete dato, accompagnati da parole dolci e graziose! Ora che ho perduto quel dolce profumo, riprendetevi! Questi sudditi! Ma che?
bisogno che mi dico queste cose. Allora, ho trovato! No, non hai trovato niente, lo spettacolo è chiuso, basta, ho deciso, non lo si fa più. Ditemi, che senso ha proseguire? Guardatemi, siete persone per bene, normali attori con le normali vanità e i normali dubbi. Lo so che ce la stiamo mettendo tutta, ma forse ci siamo dati un obiettivo troppo grande. Guardatemi, litighiamo, siamo depressi e per conto mio non so più perché lo sto facendo. No, Naso, non è vero. Mi dispiace, ma stanno così le cose. Non abbiamo più tempo per provare. Non abbiamo una scena. Non abbiamo un pubblico. Mi dispiace. Poi è così. I teatri chiudono, le chiese chiudono. Di per sé perché la gente non vuole più vedervi. Senti, Gio, io penso, tutti noi pensiamo, che quello che stai dicendo è vero. Però non ne vale la pena buttare via tutto quanto, tutto il lavoro, la fatica, il sudore. Cosa ne dici se per oggi la finiamo qua e ci ritroviamo domani a fare una prova filata senza interruzioni? No, no, no e no, Gio! No! Tu sei mio fratello e tu dai senso alla vita, quantomeno alla mia vita. Perciò non dire che tutto questo non ha senso! Oh, Margie, non ti aspettavo in realtà, lo spettacolo è domani sera. Who cares? I have great news for you. Camino, mi capo me, di cosa stiamo parlando? No. E dai! Allora vuol dire che reciterò io.
ancora. Beh, allora Gio, buona fortuna, no? Buona fortuna. Grazie. Ciao. E tu ancora, ma vatti, ma non mi sa. Aching to be free.
show must go on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday may grow, but they never die. I can fly, my friend. The show must go on.
gave me nothing. My honor, honor, Clark. You know where I have been given. And with that word of so sweet breath, food has made the things more rich. Are you honest? I love it. Are you fair? What means your lordship? Then, if you be honest and fair, your honesty should admit no speech to your beauty. I did love you once. Oh, indeed, my lord, you made me think so. You should have not believed me. I love you not. Thank you.
dead. But not by him! Like a soldier,
to the stage, for it was likely, had he been put on, to have proved most royally and for his passage, the soldiers' music and the right of war. Speak loudly for him. Essere venuti. Bravo! Adesso vi presento la crew. Partendo dalla mia destra abbiamo Laura. Chiara. Mara. Elide. Lara. Erika. Federico, Carlo, Nicolo, Filippo, Alessandro, Manuel, Giada, Elena, Gabriella, Beatrice e Anna e ovviamente Filippo. Prima di parlare dei ragazzi del quinto anno che ci tengono a leggere qualcosa qui stasera. Mi ha insegnato a vedere la vita da diverse prospettive, una più bella dell'altra. Al teatro che mi ha insegnato ad affrontare le mie paure, a fare nuove amicizie che spero di mantenere e mi ha anche portato delle emozioni che non riesco ad esprimere a parole, forse è meglio così. Teatro che mi ha insegnato l'importanza del gruppo. Al teatro che mi ha aiutato a superare la paura di espormi. Al teatro che mi ha insegnato a vivere assieme a persone diverse e vivere come in
una famiglia. Al teatro, che mi ha insegnato che sul palcoscenico, come nella vita, bisogna vivere con coraggio. Il coraggio di fare le cose istintivamente, di prendere le proprie paure e di farne fiori. Il coraggio di prendere le cose e dire grazie. Al teatro noi ora vogliamo fare il più grande ringraziamento. Il teatro fatto di persone, di tutte queste persone senza cui questo spettacolo non sarebbe stato possibile. Alla profe, a Cristina, Anna, a Matteo e a tutti voi, a tutti voi. Grazie. Logicamente grazie a Lucia Della preside che invitò sul palco, logicamente che ha permesso tutto questo possibile, e sul palco invito anche la prof che ci ha seguito tutto l'anno con grande forza. Grazie, grazie ancora. Grazie a questa bellissima prof che doveva lasciarci a gennaio e invece siamo ancora qua. Allora, io devo dire che ho trovato lo spettacolo bellissimo, mi sono divertita molto e mi è sembrato anche però impegnativo mettere insieme tutto questo grande gruppo e trovare per ciascuno un ruolo. Quindi veramente, Manuela, grandi complimenti. E poi voi ringraziate il teatro e Paolina ci dimostra che pur andando lontano dalla scuola, il teatro è suo. È suo. Ecco, quindi grazie.